Allora, la visita, caro Mendo. Io mi sono perso un po'. La visita è il classico percorso garibaldino da Via San Giorgio, un po' ventino, ritorniamo a è uno dei pochi punti dove tu vedi tutti i castelli della zona. Perché guarda, allora Monte Flavio, Sant'Angelo, Palombara Sabina, Monte Rotondo, giusto? Io mi sono permesso di chiamare Mentana la piccola Monte Carlo perché anticamente era un posto dove a due passi da Roma c'era questo posto dove c'erano le uve, c'erano, ed era una cosa molto negli anni 70, per parlare di epoche recenti, ma pure fin dall'antica Roma, no? Durante la campagna del 1867 questa collina, quindi, dove risiede il casale, e la collina delle Pianelle, quindi parallela a questa, erano due punti nevralgici della difesa del borgo di Mentana. Quindi nel momento in cui Garibaldi era attestato a Monterotondo, quindi siamo nelle giornate di fine ottobre, i francesi e i pontifici, che nel frattempo insomma si erano raggruppati a Roma, nel momento in cui si spingono verso la città di Mentana, percorrono due strade importanti, la Nomentana e la Salaria. Il problema qual è? Che inizialmente il fronte pontificio inizia a indietreggiare di fronte all'avanzamento da parte dei garibaldini su queste colline. Però ripeto, è tutto improvvisato. Essendo così improvvisato, a un certo punto i volontari, che vengono respinti dal fuoco pontificio, iniziano a retrocedere. E Garibaldi stesso arriva qui a Vigna Santucci. Quindi principalmente noi abbiamo Garibaldi a Vigna Santucci, che poi ripercorrerà indietro il sentiero che vede il conventino e di nuovo il borgo. Quindi sono i due luoghi storici, poi col conventino appunto si trova proprio qui sotto. E siamo intorno all'1.30 del mattino, appunto, e verso le 2 del pomeriggio questa poi diventa invece presidio dei pontifici, ed è un presidio importantissimo, non importante, perché una volta che stiamo parlando solamente delle 2 del pomeriggio, 2.30 del pomeriggio del 3 novembre del 1867, quando i francesi arrivano qui e sulle Pianelle conquistano queste due colline, noi possiamo dire che la battaglia di Mentana è già persa. Poi ripeto, ci sono una serie di errori importanti, quello di non mantenere queste postazioni sin dai giorni precedenti, e quello di affrontare l'esercito pontificio, che viene scambiato, si dice il soldato del Papa non vale una rapa, e invece qui il soldato del Papa non era più. Il soldato del Papa invece qui dimostra di essere un combattente professionista. Uno dei luoghi simbolo della Nomentum, quindi di Mentana di epoca romana, cioè proprio uno dei luoghi più importanti. Siamo subito fuori dal centro urbano, che stava dove oggi c'è Villa Domine Dolli, c'era il foro di Nomentum, quindi quello era il centro monumentale della città di 2000 anni fa. Qui siamo immediatamente fuori, circa 800-900 metri fuori. E questa era sede di uno, dell'unico per ora conosciuto, tempio extraurbano. Quindi qui c'era un santuario extraurbano di Nomentum, della città. A chi era dedicato questo santuario non lo sappiamo. Non era la dea Iside. Non la dea Iside. No. No, lo sai perché? È nata questa cosa della dea Iside perché è stata diciamo ritrovata, questo tutto negli anni molto passati, cioè in tempi attuali nulla, parliamo insomma di almeno insomma 1950 e così via, è stata ritrovata un'epigrafe si pensava qui vicino, qui proprio a Casale Santucci, che parla di un sacerdote della dea Iside. In realtà questa epigrafe non viene da Casale Santucci, da Vigna Santucci, ma viene dall'Immaginella, che era la necropoli urbana della città. Quindi questa epigrafe che cosa ci dice? Che probabilmente a Nomentum c'era un tempio dedicato ad Iside, ma non stava, cioè non possiamo dire che stava qua, capito? I materiali che vedrete al museo archeologico vengono dallo scavo del 1982 dell'asilo comunale e sono il rilievo con il toro,
pezzo meraviglioso, il cui fratello gemello sta ai Musei Vaticani, scoperto nel 1866, un anno prima della battaglia di Garibaldi, da Pietro Santucci, che era proprietario di tutta questa enorme vigna. E in più vengono tre frammenti architettonici, probabilmente di un tempio, quindi comunque un tempio, un edificio pubblico, e questo blocco sul quale c'è scritto AES. Ora, la nostra prima interpretazione, siccome sembrano essere soltanto queste tre lettere, AES, e non sembra esserci prima niente, abbiamo pensato a un dio che potesse essere Esculapio, che si scrive Aesculatus. Sono venuti a fare la rievocazione storica. In una di queste foto si vede una ragazza, però ancora prima che arrivassi io, dove c'era un'insegna, che poi ho trovato, mi hanno fatto un regalo, ho ritrovato questa insegna, messa, credo, da Benito Mussolini, a memoria dei caduti della battaglia, e rivolta ai garibaldini. Questo è quanto. Poi ci sono circa 10-11 gradini che si scende sotto, e ci sono questo corridoio non molto alto, scavato appunto in questo cappellaccio, dove ci sono sette nicchie che sono facevano da contenitore. C'era una botte, proprio perché Vigna Santucci era un'estensione più o meno di 14 ettari. Credo che arrivasse, mi diceva la signora, addirittura al di là della strada. Diciamo, ecco, guarda, questo qua, questo sicuramente sarà stato qualche palla sferica. È rimasta proprio la parte sferica. Allora, perché questo è il luogo di scontro tenuto sia dai pontifici e sia dai garibaldini. Quindi è una zona di transito tra gli eserciti, lo prendono, riconquistano, i garibaldini provano ad attaccarlo. Quindi sicuramente i fuori più grandi sono calibro 11. O calibri maggiori dell'esercito pontificio, calibri più piccoli probabilmente sono palle tipo Nessler, che avevano in dotazione i garibaldini o quelle sferiche. Però già del pomeriggio, siamo quindi intorno alle 3:30 passate, viene occupato poi dai pontifici. C'è un assalto da parte dei garibaldini che tentano di prenderlo ma non ci riescono, quindi diventa un altro punto stabile pontificio. All'interno, infatti, la cosa interessante che adesso vedremo è l'incisione fatta appunto dai pontifici. Sarebbe vivo il papare. Quadro Mauro. Lei sa il nome del soldato, probabilmente. Viva. Questa è insomma l'unica scritta che abbiamo individuato. Infatti a me sarebbe dovuto metterci un vetro protettivo, perché c'ho paura che la gente si appoggia. Bellissima è lo stemma della famiglia Peritti, pere, che furono i due leoni rampanti che tengono tre pere. Tre pere sono lo stemma appunto della famiglia Peritti, perché diciamo la forma del palazzo come la vedi oggi risale proprio insomma ai Peritti. Per il Baldino, appunto, è stato quello di restaurare, preservare e valorizzare i cimeli. Siamo nel 1905 con l'architetto De Angelis, quando viene creato questo museo. Sembrerebbe che fu proprio Menotti a volere questa forma così particolare. Questo perché il padre, il barone di Giuseppe Garibaldi, paragonò l'atto eroico dei fratelli Cairoli del 20 ottobre 1867 ai 300 spartani che difesero il passo delle Termopili, quindi un sacrificio insomma di grande valore, e per questo motivo abbiamo un museo a questa forma di un tempio greco. È qui che c'è stata l'ultima difesa militare sul campo di battaglia da parte dei garibaldini. Quello che vede all'interno del museo è stato donato dai garibaldini, quindi è un museo che nasce sulla donazione.
le camicie, le medaglie, tutto quello che vedi, la maggior parte apparteneva appunto a garibaldini che hanno combattuto a Mentana ma che poi sono morti a casa o comunque non morti su questo campo di battaglia. E hanno voluto, proprio attraverso dei testamenti post mortem, che i loro eri fossero donati appunto al nostro museo. Servivano appunto a creare una rotazione all'interno della canna del cannone, infatti sono ogivali e non sferiche. E poi quello che vede sopra è il detonatore, a seconda della camera che veniva aperta, durante l'esplosione all'interno dell'involucro del cannone, la fiammata raggiungeva la camera aperta e accendeva la miccia in quel punto. Quindi l'artigliere decideva di farla esplodere a 1000 metri, 2000 metri o 3000 metri, metteva la cartuccia dentro, si chiudeva la culata, si sparava, 12 colpi al minuto. Il problema è che la cartuccia qui riprodotta era fatta di carta a garza, quindi una canna sinistrozza, comunque calibro 11, grande ma abbastanza stretta nella camera principale, ogni volta che si sparava aveva due problemi. Quello che fanno i pontifici è molto intelligente, cioè loro tentano più volte di punzicchiare l'esercito garibaldino per capire quanti sono, dove sono. Ovviamente quando loro escono fuori non sanno quanto è persa. Vabbè, ma il suo catenaccio ci è arrivato in Mentana. Questo che io sappia, il catenaccio ci è arrivato perché fu donato proprio dal comune di Controdondo, perché insomma è di rilevanza storica per quanto riguarda la campagna militare del 1867. Studio antropologico forense su queste ossa. Allora, qui altra leggenda, 300 ossa, su tutti i documenti internet si legge sempre 300, 300, non so 300, sono 90 le ossa costruite dall'ossario. L'esposizione... 90 anche... cadaveri? 90, sì. No, 90 pezzi. No, 90 pezzi, 90 persone, diciamo. 90 pezzi. E dalle ossa già abbiamo visto che molti di loro avevano problemi alle gambe, ovvero zoppicavano, come a Garibaldi. Osso, vedete, questo tibia e perone sono risaldati insieme, quindi vuol dire che ovviamente si era rotto la gamba ancora prima di andare a combattere qua a Mentana, perché dopo la morte insomma le ossa non si risaldano. La dentatura, vedete, in tutti è perfetta, è molto buona, questo perché ovviamente a seconda dell'alimentazione e della selezione naturale che c'era, quindi... Questa è perfetta, veramente. Tutte, sono tutte perfette. Cioè, dove i denti sono presenti, quasi tutte sono perfette, non ci sono segni di carie o altro.